Allora, siamo col presidente Marco Vacca della Genova Calcio. Presidente, si riparte con una nuova avventura, tanta voglia, immagino, quantomeno di confermarsi. E dico quantomeno. Sì, sicuramente, un anno nuovo che per tanti motivi c'è un rinnovato entusiasmo. Abbiamo mantenuto dei punti cardine nella squadra e li abbiamo contornati di tante facce nuove, di tanti giovani interessanti, tanti giocatori importanti. Crediamo di aver allestito una buona formazione. Noi siamo lì pronti a giocarci il nostro campionato e speriamo di far meglio dell'anno scorso. Senta Presidente, parte un nuovo corso a tutti gli effetti. Dopo l'era Maisano parte l'era Podestà. Che differenze e che modalità di lavoro si aspetta diverse col nuovo allenatore? Ma sicuramente Beppe è un allenatore molto esigente, con questo non è che Podestà non lo sia, c'è un po' una differenza, tanto anche di età, per cui di rapporto. Poi Beppe è uno, diciamo, che ha vinto molto, Podestà è uno che da allenatore deve ancora vincere. Speriamo che cominci a vincere bene con noi. Sul mercato avete operato in maniera chirurgica, direi, un discreto cambiamento a livello di rosa, però siete andati forse a sopperire a quelle che erano state un po' le lacune dello scorso anno, no? Ma sì, direi che Ascheri ha fatto un buon lavoro, insieme a tutto lo staff, coeso al massimo con col mister, e credo che, come hai detto te, sia giusto. Abbiamo pensato di lavorare dove eravamo deboli in passato, quindi o di rafforzare comunque certi ruoli. Crediamo che possa essere una formazione varia. Guardando un pochino a quella che è la scaletta del campionato, molti danno il Vado come candidato a una fuga solitaria. Lei come lo vede? Ma io penso che a tutti gli anni c'è una squadra che punta a vincere, sicuramente come l'anno scorso l'Albistola, però se avete visto il campionato dell'Albistola non è stato poi così scontato, ha dovuto sudare e lottare fino alla fine, quindi credo che anche il Vado quest'anno avrà la sua vita difficile. Parliamo comunque di una formazione costruita per vincere, mentre la Genova Calcio è costruita per far bene. Grazie Presidente. Grazie a voi.